Ah, 30 anni dopo, com'è cambiata Palermo e cosa non è cambiato? Alcune cose sono cambiate, altre hanno fatto finta di cambiare. Siamo qui e le respiriamo con un po' di amarezza, siamo qui a raccontarle e ad esorcizzare il male di queste cose che continuano a, in qualche modo, a prendersi delle generazioni di giovani e in qualche modo li portano, li allontanano dalla Via D'Amelio. La Via D'Amelio, così come ci sono degli scenari dentro questa città, come la Biblioteca Comunale di Palermo, che sono dei luoghi sacri, come anche la Chiesa di San Domenico, dovrebbero essere costantemente all'attenzione dei giovani e dei meno giovani, perché non dobbiamo dare niente per scontato. Quindi ti dico che da parte mia io cercherò di raccontare ai ragazzi le parole che hanno un peso, l'importanza delle parole che ha un peso, perché oggi le parole possono ritornare ad avere una loro importanza. Poi queste parole verranno filtrate dai social, verranno filtrate sicuramente, però non può essere tutto una barzelletta, dobbiamo raccontare anche le cose forti, dobbiamo ritornare a dare dei pugni nello stomaco raccontando di parole. Non è vero che uno si stanca a sentire parlare di mafia, non è mai abbastanza invece, diciamo, non è mai abbastanza. Questa mafia ancora deve essere raccontata, ci sono un sacco di cose che non sono state raccontate, quindi smettiamola di imborghesirci o di metterci dietro i nostri paraventi. La mafia ancora deve essere svelata. Quest'anno in Via D'Amelio si respira invece un'aria nuova. Di solito c'è il sole che batte forte e noi vogliamo batterlo pure a lui con la nostra presenza. Per cui, diciamolo, si respira una sobrietà, una leggerezza in Via D'Amelio, dove non ci sono palcoscenici, dove non ci sono microfoni, che è inedita ed è intensa. Questa sobrietà vince.